L'intervento di Emilio Soave gli ha fornito anche alcuni stimoli ai quali ha piacere di reagire subito e dunque è a lui che do la parola adesso. Grazie. Innanzitutto grazie agli organizzatori, grazie ai presenti. Credo che... Sentite bene? Che da giurista io debba affrontare il tema, ovviamente, dal punto di vista giuridico. Ho l'impressione che nella mente di tutti voi, dopo il discorso che ha fatto Soave, c'è questa domanda. Perché si può vendere un garage, il comune di Torino può vendere un garage, ma non può vendere la cavallerizza? E la domanda ovviamente richiede una risposta giuridica. Ma prima di una risposta giuridica, io vorrei dare una risposta dal punto di vista economico, che forse maggiormente si capisce. Guardate, il garage presenta ha una funzione individuale, presenta un'utilità individuale. Sì, un soggetto può mettere nel garage la sua macchina, ha un'utilità che soddisfa un bisogno individuale. La cavallerizza ha un'utilità che soddisfa un bisogno universale, perché la cavallerizza è un'opera d'arte, perché la cavallerizza soddisfa i bisogni non di una persona o del soggetto proprietario del materiale, del bene, ma soddisfa gli interessi di tutti. Per giunta, la cavallerizza è un bene che appartiene al comune, come proprietà privata. E allora a questo punto, dopo aver distinto sul piano economico che esistono beni che hanno utilità individuali e beni che promanano utilità universali, utilità per tutta, per l'intera collettività, tenete presente che la disciplina giuridica dell'uno e dell'altro è diversa. A questo punto il fatto che sia l'uno che l'altro, sia il garage che la cavallerizza, appartengano al comune, fa dire a tutti che si tratta di beni pubblici e vi sapete la questione in evidenza. Ma sul concetto di beni pubblici, che è un equivoco che si tramanda dal diritto romano, è una questione su cui bisogna fare immediatamente chiarezza. Il bene pubblico che ha un'utilità individuale è disciplinato dal diritto privato ed è proprietà privata dell'ente pubblico. Noi abbiamo la mente offuscata dall'idea della proprietà privata e pensiamo che ogni tipo di proprietà sia la proprietà privata. Esiste invece un altro tipo di proprietà, che è la proprietà del popolo, proprietà collettiva, contro la quale si è scagliata la cultura borghese, perché il Code Civil della Restaurazione Napoleonica affermava il principio del Tomalis, secondo il quale l'imperio va al sovrano, la proprietà ai privati. Nella nostra mente prosegue, nonostante la Costituzione Repubblicana che ha cambiato tutto in questo argomento, ma noi continuiamo a seguire lo Statuto Albertino, oltretutto ci troviamo a Torino dove fu lo Statuto Albertino, noi abbiamo l'idea che esista solo il concetto di proprietà privata. È falso, è un'idea falsa. L'ente pubblico può possedere dei beni a titolo di proprietà privata e dei beni dei quali ha solo la gestione e ha la proprietà della tutela, si suol dire, perché il vero proprietario di quel bene è il popolo torinese. Quindi quel bene non si può vendere, la cavallerizza non si può vendere, perché è un bene che appartiene al popolo, non è un bene che appartiene all'ente pubblico. L'ente pubblico ha la proprietà della tutela del bene, quindi non può disporre del bene come se fosse un bene privato. Quindi chiariamo bene questo concetto di partenza. Esistono due tipi di proprietà. La proprietà privata, che è quella che riguarda, che è proprietà dei singoli, dei privati, e che può essere anche proprietà degli enti e dello Stato. Lo dice il prima linea dell'articolo 42 della Costituzione. La proprietà è pubblica e privata, e i beni economici, sono questi di cui stiamo parlando, il garage, possono appartenere a soggetti, allo Stato, a enti o a privati.
Quindi tenete presente che la proprietà privata può appartenere sia a un ente pubblico sia a un soggetto privato, mentre invece la proprietà collettiva, cioè la proprietà del popolo, detta anche proprietà collettiva del demaniale, può appartenere appartiene soltanto al popolo. Quindi quel bene, la cavallerizza, non si può vendere perché non è nelle disponibilità dell'ente comune. L'ente comune è solo gestore di questo bene, è proprietario formale di questo bene, per la tutela di questo bene, ma non ne può operare la vendita. Non so se sia chiaro, mi vedono gli occhi un po' Certo. Comunque il discorso è complesso. Allora, la teoria dei beni comuni si inserisce in questa prospettiva, cioè di fronte al fatto che lo Stato stesso vende questi beni, di fronte al fatto che delle leggi dello Stato, come la legge del decreto legislativo numero 85 del 2010, firmato Berlusconi Costi, abbia detto che si possono vendere persino i beni del demanio marittimo, idrico, minerario e culturale, ha provocato una reazione, c'è stato il referendum sull'acqua. Quindi nell'istinto, nell'immaginario collettivo, nell'istinto collettivo c'è anche la reazione, no, questo non si può fare. Ci sono dei beni che hanno utilità per tutti e non si possono questi beni svendere. In realtà l'addizione di questi beni non è beni pubblici, è proprietà collettiva demaniale. Se ne è persa la memoria, perché la cultura borghese ha tranciato via l'idea della proprietà collettiva. E chiunque parla di proprietà collettiva, oggi parla delle proprietà collettive medievali, di quel residuo che è rimasto della proprietà collettiva originaria, che è propria invece del diritto romano, all'inizio della storia del nostro diritto, che si inserisce il nostro diritto e costituisce il sistema giuridico particolare che si chiama sistema giuridico romano-germanico. Romano-germanico perché, come sapete, i tedeschi hanno usato il diritto romano fino al 1900, la Germania è stata l'ultimo paese che ha adottato il codice. Poi invece partiamo dal codice civile, che è stato emanato sotto lo statuto albertino. Riteniamo che la disciplina del codice civile sia quella dello statuto albertino, quindi confondiamo la proprietà collettiva con la proprietà pubblica, diciamo lo Stato è un cattivo gestore, creiamo un'altra cosa. I beni comuni, ecco, sui beni comuni, qui c'è il resto dei beni comuni, al quale io sono legato anche da particolari sentimenti di amicizia, di affetto, Ugo Mattei, la reazione dei beni comuni è stata una reazione veramente straordinaria. Si deve molto, molto, molta gratitudine a quegli studiosi. E credo che Ugo Mattei con Rondotà sia stato il primo a parlare di queste cose. Quindi c'è stata una presa di posizione proprio per uscire da questa impasse, per rispondere alla vostra domanda, alla domanda che credo venga da voi: garage del comune o cavallerizza? Perché c'è una diversa disciplina? Perché la cavallerizza non si può? Perché la cavallerizza è un bene comune. Allora siamo usciti fuori e con la terminologia beni comuni si è ripescato, a mio avviso, e su questo abbiamo una dialettica in corso io e Ugo, però siamo tutti e due sulla stessa linea e cerchiamo tutti e due lo stesso obiettivo. Lui da civilista, io ho fatto studi romanistici e anche costituzionali, di diritto costituzionale, e credo che mettendo insieme le nostre esperienze un contributo potremmo darlo a chiarificare, ma io desidero anche il contributo di tutti voi, che qui è chiamato in ballo, come diceva Elisabetta all'inizio, è proprio la partecipazione popolare. Noi dobbiamo applicare la Costituzione con la crisi dei partiti, proprio facendo leva sul fatto che c'è un diritto di partecipazione, addirittura c'è il fatto fondamentale che non tra pochi, che mentre la funzione legislativa è un monopolio delle Camere, del Parlamento, la funzione giudiziaria è un monopolio della magistratura, la funzione amministrativa non è un monopolio delle istituzioni pubbliche, è condivisa in maggior parte dalle istituzioni pubbliche, ma anche dai cittadini,
i quali hanno il diritto di partecipare alla gestione e alla funzione amministrativa secondo il principio di sussidiarietà. È scritto nell'articolo 118 della Costituzione. Quindi è interessantissimo è capire la Costituzione. Se l'elemento della Costituzione è come dire, la carta costituzionale è veramente oggi l'unico rampino a cui possiamo attaccarci di fronte a un mondo che sta rotolando a precipizio e che sta svendendo tutto quello che abbiamo. Ciò che avviene in Italia avviene anche in altri paesi, avviene in Grecia, avviene in Spagna, eccetera. Cioè, noi siamo in un contesto generale in cui domina la finanza, che ha un potere, una ricchezza del tutto fittizia. Ecco, Soave parlava delle cartolarizzazioni finanziarie. Pensate un po' che oggi, devo fare per forza un cenno al sistema finanziario, prima di passare al sistema giuridico, nel sistema finanziario odierno si è verificato qualcosa di anomalo, di fortemente anomalo, che si attacca all'idea unica della proprietà privata. Se noi riusciamo a sganciare quest'idea della proprietà privata dall'immaginario collettivo, a far entrare nell'immaginario collettivo anche l'idea di una proprietà collettiva del popolo nel suo insieme, proprietà collettiva, e noi riusciremo a difenderci. Possiamo fare questo solo in base alla Costituzione, perché nella Costituzione è scritto questo, non è scritto nel Codice Civile, è scritto nella Costituzione. Nella Costituzione della Repubblica Italiana è ben chiaro che esiste una condivisione, non solo esiste una appartenenza dei beni al popolo, ma esiste una condivisione del popolo, una partecipazione del popolo alla funzione amministrativa che è tipica dello Stato nel concetto di Montesquieu della tripartizione dei poteri. Ora, tenete presente questo, ci troviamo in un sistema finanziario, lo devo dire per forza, che ci sta portando alla svendita di tutto, perché noi abbiamo il bilancio in negativo. E cosa è successo? E cosa è successo di così grave che ci ha ingannati tutti? Noi siamo vittime di un inganno. Quelli che ci dominano e che ci spingono all'austerity e che ci spingono a svendere il patrimonio per avere il pareggio di bilancio e hanno tradito i trattati europei, soprattutto il trattato di Maastricht, che come sapete considera l'ambiente un bene da tutelare con un livello elevato di tutela, hanno tradito il trattato di Maastricht e si sono insinuati nel diritto comunitario, diremmo di traverso per farci capire, cioè dire attraverso accordi intergovernativi, attraverso il fiscal compact, attraverso il MES, cioè il meccanismo europeo di stabilità, hanno contrastato l'entità dei trattati fino al trattato di Maastricht, che poi è venuto ad oscurarsi poi col trattato di Lisbona successivamente, e hanno dato forza alla finanza. Oggi la finanza, le banche, da Goldman Sachs, la Rothschild, hanno conquistato, si sono impossessate degli istituti finanziari mondiali ed europei. Se voi andate a vedere che cosa stiamo eseguendo, noi stiamo eseguendo, Berlusconi e Monti hanno eseguito le prescrizioni di banche private che fanno i loro interessi privati, ma che hanno conquistato le istituzioni finanziarie mondiali, cioè il Fondo Monetario Internazionale formato da 12 banche careggiate dalla Rothschild, e le istituzioni europee, cioè a dire la Commissione e la Banca Centrale Europea, la BCE. La BCE è formata da 12 banche centrali, delle quali la più potente è la Banca Centrale Tedesca. La Banca d'Italia non è più una banca del popolo italiano, è privatizzata. Fanno parte della Banca d'Italia 50 banche private, con a capo l'Unicredit e Banca Intesa. Voi vi rendete conto da chi siamo governati? Ora, costoro hanno creato una ricchezza fittizia, cioè a dire, non è che le banche hanno dei soldi in oro, hanno dei click sul computer, perché si è creato un sistema finanziario del tutto immaginario, inesistente nella realtà, che però conta sulla valutazione della potenza di intervento sui mercati. Cioè a dire, quello che conta oggi non è più avere moneta sonante in mano, ma è quello di avere diritti di credito. E come si hanno i diritti di credito? Acquistando i debiti.
ma i debiti sono un valore negativo, io non mi comprerei mai un debito. Invece c'è una legge in Italia, la numero 130 del 1999, che ha per la prima volta introdotto nell'ordinamento giuridico il concetto delle cartolarizzazioni, cioè a dire i debiti sono cartolarizzati. Soave mi ha parlato della cartolarizzazione degli immobili, è un modo per togliere alla legge dell'offerta degli immobili e di trasferire il valore dell'immobile nei mercati attraverso la cartolarizzazione degli immobili. Tutto va nel mercato. Nel mercato chi agisce? Agiscono quelli che hanno più soldi. Delle scelte che ha fatto Mattei, ha eliminato le banche popolari, cioè dire le banche nelle quali si votava pro capite. Adesso si vota sempre società per azioni, si vota in base ai diritti di credito che si hanno, in base alle quote di partecipazione. C'è un movimento mondiale di soffocamento delle libertà individuali dei singoli e dei popoli che ci sta schiacciando, dal quale noi possiamo difenderci solo applicando la Costituzione e facendo valere i beni comuni. Capite l'importanza dei beni comuni? Qual è a questo punto? Nel sistema economico finanziario vigente esiste una finanza potentissima dei piedi d'argilla, perché ha una ricchezza fittizia, immaginaria. De Klerk, come dice Gandino molto bene nei suoi libri, che vi consiglio di leggere, Con i soldi degli altri, l'attacco, colpo di Stato delle banche, eccetera, lì è spiegato molto bene, con le cartolarizzazioni si opera una fictio iuris, per cui un valore negativo come il debito diventa un titolo commerciabile, valore positivo, e si chiama diritto di credito, e chi più diritti ha più conta, più condiziona l'andamento del mercato. Chi più ha diritti di credito da far cliccando sul computer può investire, può comprare più azioni, più obbligazioni, più altri debiti, altri diritti di credito. E quando noi sgorgoliamo di gioia, quando la RAI ci annuncia, dice abbiamo piazzato altri 400 miliardi di bot, purtroppo significa che siamo diventati schiavi per altri 400 miliardi di bot, perché il creditore ci chiede poi la restituzione di questo debito, che prima fa confiare il mercato e poi svende, e quando svende il titolare del debito fallisce. La stessa manovra di Draghi di oggi, di ieri, dove è stato, mille miliardi di euro che vanno alle banche, che cosa significa? Significa che si aumenta la possibilità finanziaria, quindi si ha l'idea che le imprese possono produrre di più, ma in realtà c'è anche qui, secondo me, lo zampino di questa massoneria imperante che fa gli interessi di pochi e non gli interessi di molti, perché questi soldi vanno alle banche e le banche fanno il credito a chi vogliono. La prima redistribuzione dei 500 miliardi di euro sono andate a finire nelle tasche delle banche, che non hanno fatto prestiti a privati, hanno lucrato l'interesse e si sono presi l'interesse. Agire sulla fine del ciclo economico, cioè dare i soldi direttamente alle banche o direttamente alle imprese, non significa rimettere in moto l'economia. Per rimettere in moto l'economia bisogna tornare all'insegnamento della storia. E l'insegnamento della storia, cioè della prima grande depressione mondiale del 29, ti dimostra che l'unico modo con il quale si riuscì a uscire fu quello di fare delle grandi opere pubbliche. Noi abbiamo bisogno di una grande opera pubblica, quella del risanamento del dissesto idrogeologico d'Italia, e per fare questo bisogna dare soldi pubblici e imprese pubbliche che assumono i lavoratori. Bisogna spandere sui lavoratori la ricchezza, in modo che i lavoratori vadano nei negozi a comprare le merci, in modo che i negozianti chiedano alle imprese di produrre, in modo che le imprese cominciano a produrre e quindi assumano altri operai. Soltanto l'eliminazione della disoccupazione è quella che ci può riportare alla diminuzione del debito. Invece no, abbiamo la politica dell'austerity. La Germania si oppone. Questo prestito che noi abbiamo va a rischio quasi totale dei singoli stati. Guardate bene che si è detto viene comunitarizzato il 20%, fa tolte le riserve, tolto tutti quei meccanismi particolari, sì e no il 5-7%, ho letto oggi sul giornale, va effettivamente a rischio comunitarizzato, a rischio della comunità. Il resto resta rischio nostro, e se noi abbiamo il rischio del nostro debito,
credito, ad un debito che aumenta ancora, è facilissimo che la prossima mossa, e l'ha detto Visco, la prossima mossa sarà quella di un attacco speculativo contro l'Italia per far fallire lo Stato italiano, l'euro italiano. Quindi guardatevi bene e non abboccate alle lusinghe e alle chiacchiere che vi dicono i politici, anche quelli attuali, perché ci portano alla rovina, alla morte, alla fine del singolo e dei popoli, perché il disegno finale di questa finanza fittizia, che potremmo sconfiggere solo dichiarando nullo la legge 130 del 99, la cartolarizzazione dei debiti, perché è un inganno. La cartolarizzazione del debito è un inganno, cioè si fa valere come valore positivo un valore negativo. E dove sta il debito se è un valore negativo? Ma scusatemi, di che cosa dobbiamo rispondere? E tutto viene deciso, tutto viene deciso da chi ha più diritti di credito. La nostra vita è nelle mani della borsa, del mercato. Ma vi rendete conto che oggi non c'è più la sovranità statuale, ma c'è una sovranità dei mercati? Teniamo presente il contesto generale. Quando si parla di un singolo argomento bisogna vedere il contesto, e purtroppo il contesto è questo. Ed è in questo contesto che c'è la strategia dei beni comuni. La strategia dei beni comuni rompe questo accerchiamento della finanza per dire: guardate che ci sono dei beni che non si possono vendere, ci sono dei beni che non si possono devastare, ci sono dei diritti che non si possono dare ad altri, ci sono dei diritti che sono essenziali per la vita di tutti, per la vita dei popoli, e questi vanno salvaguardati. E dove? Da chi sono salvaguardati? Non dal codice civile, che è fondato sullo statuto albertino che tutelava i beni ed era uno statuto statico, non dinamico, ma dalla Costituzione repubblicana, dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Ancora 5 minuti. Vi porto alla Costituzione. Leggiamo l'articolo 42 della Costituzione. Io vedo lì, nella Costituzione, l'essenza dei beni comuni. Non è questione di nomenclatura. Bene comune significa, a mio modo di vedere, bene che appartiene al popolo. E quando noi cerchiamo nella teoria dei beni comuni la definizione di bene comune, secondo me cominciamo andiamo dietro a dei concetti evanescenti. Il bene comune, i beni comuni, il PD bene comune, come definiamo il bene comune secondo i diritti fondamentali di Gero Dotà? Ma guardate che la storia ci insegna che alle origini, quando si fonda una comunità politica, tutto il territorio è un bene comune, e la proprietà privata è una cessione del territorio a singoli da parte della collettività, con una divisio di Ignazio Agronomo, il diritto romano. Lo stesso fenomeno si verifica nella Costituzione della Repubblica Italiana. Leggiamo un momento l'articolo 41-42 della Costituzione. La proprietà è pubblica e privata. Quel pubblico non si riferisce al garage, si riferisce alla cavallerizza, si riferisce ai beni del popolo. I beni del popolo sono una categoria giuridica che viene denominata pubblica, ma che secondo me va meglio denominata bene comune. Proprio per evitare la contraddizione tra pubblico appartenente a titolo di diritto privato e pubblico a titolo di proprietà collettiva. Ecco. Io apposto di oggi scriverei: la proprietà è comune o privata. Poi prosegue questo articolo. I beni economici, cioè i beni sottoposti alla disciplina del diritto privato, quindi i beni pubblici, come diceva Giannini, quel pubblico significa proprietà collettiva demaniale. È proprietà collettiva demaniale, beni pubblici. I beni privati, i beni economici, che sono in commercio, quindi i beni pubblici sono fuori commercio, perciò la cavallerizza non si può vendere. I beni privati, i beni economici, possono appartenere, scritto nell'articolo 41, allo Stato, a enti o a privati. Quindi vedete che la Costituzione ci dice che la proprietà privata può appartenere indipendentemente a un ente pubblico, a un ente privato, il garage, ma che la proprietà pubblica, la proprietà collettiva, dico meglio, il bene comune, appartiene unicamente al popolo, alla collettività. Diciamo il popolo perché la nostra è una legge statuale, finora, vale la Costituzione, vale la legge dello Stato. Proseguiamo. Comma secondo. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che nel determini i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Se il comune vende la cavallerizza, assicura la funzione sociale di questa proprietà?
è finita la funzione sociale di questa proprietà, deve essere trasformare la cavallerizia in un hotel, non lo so, in qualcosa di cose di questo genere. Non è possibile, non lo può fare, perché c'è la funzione sociale della proprietà da mantenere. E a questo punto il discorso, come mi ha fatto pensare chi è intervenuto prima, si riferisce anche alle aziende pubbliche, alle imprese pubbliche, e all'articolo 43 che ha citato Elisabetta, nel senso che anche i beni economici, quando esprimono utilità eccedenti i bisogni familiari e personali, anche quei beni economici che sono diritto di proprietà privata, che sono oggetto di un diritto di proprietà privata, devono svolgere una funzione sociale. Quindi l'impresa che viene in Italia, compra un'industria, sfrutta un po' gli operai italiani e le sapienze che si sono accumulate nei secoli, poi licenzia gli operai, se ne va all'estero, ha ancora una tutela giuridica? O ha contraddetto la funzione sociale della proprietà? Io lo so che sto dicendo dei discorsi voi, ma sono scritti da 70 anni nella Costituzione, nessuno la legge. Se nessuno la legge, quindi il mio invito non può essere altro, leggiamo la Costituzione. Perché è l'unica difesa che noi abbiamo in questo campo, anche ai fini del consumo del suolo, della tutela dell'ambiente, è la Costituzione, è il fatto di poter affermare che in Costituzione è affermato che alcuni beni, è storicamente dimostrato che tutti i beni, l'intero territorio e anche la forma del territorio, che noi diciamo il paesaggio, appartiene a tutti, è di proprietà collettiva demaniale, e che la proprietà privata è una cessione a singoli, per volontà del proprietario di tutti, del popolo, di una parte della proprietà della proprietà di tutti. Quindi se non teniamo presente la storia della proprietà privata, che ha avuto una cesura soltanto nella cultura borghese, nel codice civile, e non teniamo presente che esiste un continuo collegamento tra il concetto di sovranità e il concetto di territorio, per cui esiste a titolo di sovranità la proprietà diretta del popolo sui beni che non sono in proprietà privata, ma esiste una super proprietà del popolo sui beni che sono ceduti in proprietà privata e che devono perseguire la funzione sociale e devono subire i limiti della urbanistica per l'edificazione dei beni, per la modificazione del territorio che continua ad appartenere all'intero popolo, come dice Carl Smith nel suo famoso Nomos della Terra. E questo in sostanza è il contenuto del mio libro. Credo di averlo riassunto incisivamente nei limiti di tempo che mi ha dato gentilmente Elisabetta, e con il quale io parlo in continuazione con Ugo Mattei, perché lui ha lanciato l'idea dei beni comuni. Io ho voluto dare il mio piccolo contributo grazie alla mia esperienza storica e di corte costituzionale, di diritto costituzionale. Grazie.